Ma io credo che non possiamo prescindere dalla situazione generale del mondo in cui viviamo e non dobbiamo abituarci alla guerra. Noi vediamo le immagini della guerra in televisione, non vediamo magari le immagini del riarmo che è in corso in tutte le potenze, Europa compresa, Germania, Giappone. Piani colossali di riarmo che preparano altre guerre. Tutte le potenze si stanno riarmando, le democrazie esportano armi quando non intervengono anche direttamente coi soldati. Il risultato di questi interventi, andatelo a chiedere alle ragazze di Kabul o a quelle di Kobane, oppure andiamo in Iraq a vedere o in Libia qual è il risultato. E noi dobbiamo guardare questi fatti con una visione di classe. E la nostra classe paga il prezzo della guerra ovunque, per chi è mandato al fronte da una parte e dall'altra, ma anche per chi è lontano dal fronte. Noi paghiamo un prezzo economico di incertezza, l'inflazione, la crisi, però in Ucraina e in Russia, oltre ai morti e alla distruzione, c'è anche i diritti civili, cioè gli uomini non possono espatriare. L'opposizione è illegale, di fatto, no? Vengono arrestati anche i preti, i sacerdoti, se non sono allineati da una parte o dall'altra. Quindi questa è la realtà della guerra e appunto altre se ne preparano. La questione dell'immigrazione. Allora, di fronte alle pulsioni xenofobe e razziste del governo, ma non solo, noi dobbiamo schierarci per l'accoglienza indiscriminata. Lo dobbiamo fare perché siamo umani e per un basilare principio anche qui di unità della nostra classe. Ma anche per chi rispetto all'umanità o al senso di solidarietà di classe preferisce o è più sensibile ai numeri dell'economia. C'è da riflettere. Secondo l'ultimo rapporto IDOS sull'immigrazione, il saldo costi-benefici per le casse dello Stato italiano, il saldo economico per lo Stato degli effetti dell'immigrazione è positivo per 1,3 miliardi di euro. Noi viviamo in Italia, in un paese che sta invecchiando e si sta spopolando. Gli immigrati ci aiutano a casa nostra. Altro che aiutarli a casa loro, sono loro che ci aiutano qua, ma non bastano. Non bastano anche per colpa di leggi scellerate che rendono quasi impossibile venire in Italia legalmente. Secondo l'ultimo rapporto Union Camere e ANPAL, ormai la mancanza di forza lavoro giovane da immettere nel mercato di lavoro pesa più del cosiddetto mismatch, cioè della mancanza di competenze specifiche. Cioè, quindi c'è un problema, sì, di avere le competenze giuste, eccetera, ma soprattutto il problema principale, anche in termini quantitativi, è che mancano i giovani lavoratori da inserire. E non è che si risolve, cioè, a parte che sto governo parla della natalità, ma non hanno né idea, né forse neanche i mezzi per mettere in campo una politica seria. Ma ammesso che uno pensi di affrontarlo con delle politiche sulla natalità, i risultati si vedono nella forza lavoro tra 20 o 25 anni, no? Quindi nell'immediato l'unica soluzione sono i migranti. Le borghesie europee più avvedute si stanno già attrezzando per procurarsi quei settori di forza lavoro immigrata di cui hanno più bisogno. Sta partendo, è già partita una corsa ad accaparrarsi la meglio gioventù dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia. Le associazioni padronali, Confindustria in testa, si lamentano periodicamente che i numeri previsti dai decreti flussi non sono sufficienti. Eppure, nonostante questi che sono fatti reali, continuiamo ad assistere a un dibattito pubblico vergognoso tra le forze politiche in Parlamento, nei giornali, nelle TV, in cui l'immigrazione è considerata un problema. Noi dobbiamo ribadirlo. Porte aperte a tutti, accoglienza, diritti, solidarietà di classe. Tra l'altro, il rapporto IDOS segnala anche che il tasso di
di sindacalizzazione, in particolare l'iscrizione a CGIL e CISL e UIL, tra i lavoratori immigrati, almeno tra quelli che hanno un lavoro regolare, hanno un tasso di sindacalizzazione più alto dei lavoratori nati in Italia. E quindi questo significa che anche il futuro della nostra organizzazione passa di lì. Noi stiamo facendo molto, come la CGIL fa molto ovviamente, con la presenza nei posti di lavoro, con la contrattazione, con la tutela individuale. Io credo che dobbiamo anche, quando parliamo con i lavoratori nelle assemblee dei posti di lavoro, avere anche una funzione pedagogica e quindi insistere e quindi non lasciare nessuno spazio a posizioni xenofobe, anche se vuol dire qualche volta litigare con i colleghi. Infine, ultimo punto che vado a toccare, la questione salariale. Allora, l'inflazione sta mordendo ovunque, in Europa e non solo. È un problema comune, però di fronte a un problema comune si vede ancora di più la mancanza di un'azione sindacale a livello europeo. Già qualche mese fa, prima ancora che l'ondata inflazionistica si esprimesse al massimo, l'Italia, è stato ricordato da molti, risultava il paese in Europa con la peggiore dinamica salariale. Allora, seguiamo la ricetta di Sbarra, ho letto l'altro giorno, Sbarra su Conquiste del Lavoro, che ripropone, dice, facciamo un'altra, torniamo alla politica dei redditi del 93. Allora, no, adesso, 30 anni dopo, possiamo dire dove siamo arrivati, tirare un bilancio, no? E poi discutiamo se lo rifamo. Ieri il presidente di Confindustria, che era qua tra le altre cose, ha tirato fuori ancora la questione che bisogna legare maggiormente i salari alla produttività. Allora, da cosa dipende la produttività? Prima di tutto dal capitale investito. Allora, qual è l'età media del parco macchine delle industrie? Nello smart work, cioè con la pandemia, abbiamo visto che molte aziende e molti uffici pubblici, per poter permettere il lavoro da casa, più o meno smart, hanno dovuto affidarsi ai mezzi personali dei lavoratori. Lavoratori che hanno dovuto usare il loro telefono, il loro PC di casa per lavorare. Perché io conosco aziende anche del settore elettronico, delle telecomunicazioni, che hanno un parco di macchine d'ufficio assolutamente arretrato. Eppure di soldi ne sono stati erogati molti dallo Stato, dai governi in questi anni, alle imprese con Industria 4.0, eccetera, per l'ammodernamento, eccetera. No. E quindi non ci vengano a dire che problema della produttività come se fosse semplicemente quello di correre di più, anche perché poi in una catena di montaggio non è che dipende dal singolo il ritmo, no? Ma neanche nel lavoro di chi fa un lavoro concettuale, cioè, se no c'è un'idea arcaica che francamente che è quella della bottega col garzone, ma siamo a un'idea da medioevo. Allora, in questa situazione noi, oltre a dirci che siamo bravi e che ci facciamo un mazzo così, che è vero, dobbiamo anche saper dare risposte concrete alla questione salariale, perché non può esistere un sindacato forte che non sia anche autorità salariale. Allora, qui negli interventi ho sentito bilanci diversi, chi ha parlato di rinnovi contrattuali con risultati soddisfacenti nei tempi dovuti, altri no, che hanno parlato di contratti conclusi che di fatto erano già scaduti. Il mio, quello delle telecomunicazioni, è scaduto al 31 dicembre scorso. A me piacerebbe che quando il contratto scade ci sia almeno la piattaforma, o almeno fossimo in grado di dire qualcosa ai lavoratori, perché io non sono in grado oggi di dire neanche qual è lo stato della discussione tra, non solo di dare una piattaforma, ma neanche di dire qual è lo stato della discussione tra le tre categorie di CGIL e CISL e UIL sulla piattaforma del mio settore. E questo
non è l'unico fattore, ma sicuramente contribuisce ad andare in ritardo e quindi portare ulteriori perdite economiche ai lavoratori. La questione salariale, appunto, riguarda tutti, può essere una battaglia unificante. Non possiamo pensare di risolverla solo con la contrattazione aziendale né con le scorciatoie come la decontribuzione o i buoni spesa. Soluzioni che danno qualche soldo nell'immediato ma vanno a penalizzare le pensioni. Per avere pensioni migliori occorrono stipendi migliori, altrimenti se facciamo delle furbate stiamo minando le pensioni dei giovani, altro che pensare a loro. Quindi, tra l'altro, non è che non ci siano propri soldi, perché dove non si contratta assistiamo a un pullulare di mance date dalle aziende unilateralmente, no? Allora, io penso che i lavoratori abbiano diritto, si aspettino dei contratti seri, rinnovati per tempo, dignitosi, che non li facciano diventare sempre più poveri e non di dover stare aspettare la mancia del padrone. Quindi abbiamo molto da fare, compagni, buon lavoro. Grazie Umberto.